La Darsena Borghese tornerà al suo originale splendore. Hanno preso il via questa mattina i lavori sulla porta nord della città di Fano. Dopo anni di degrado, il comune ha stanziato un importante investimento per il recupero del manufatto, che è ciò che resta dell'antico porto. La Darsena, infatti, venne costruita dall'architetto Girolamo Rinaldi agli inizi del 1600 con lo scopo di aumentare la pesca e i traffici commerciali. Oggi a contribuire alla cura dell'area c'è l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che anche nei giorni scorsi ha tagliato il prato e ha iniziato a ripulire l'argine. Questa mattina invece sono arrivati gli operai per montare l'impalcatura e iniziare i lavori di restauro. Sì, un'altra promessa mantenuta, ovviamente si crea un bel biglietto da visita ad un'altra bellissima parte della nostra città. Voglio ringraziare i Marinai d'Italia perché veramente hanno sistemato, hanno ridato un'altra immagine a questa parte della Darsena Borghese. Questa è una bella testimonianza: quando c'è collaborazione fra pubblico, associazionismo e questa sussidiarietà orizzontale, si ottengono bellissimi risultati. Nel programma dei lavori è previsto il restauro della balaustra sul canale Albani, la riqualificazione della terrazza con l'installazione di una nuova pavimentazione, nella sistemazione del verde nell'intersezione con Viale Cairoli, magari con delle piante lungo la curva. Verranno fatti degli interventi di ripulitura, ristuccatura, in gergo scucicuci, che consiste nel ripristinare alcune parti dei mattoni mancanti. E ecco, ricostruiremo qualche pezzo di marmo, rifisseremo un po', i vari pezzi lapidei della Darsena, Nel frattempo l'ANMI potrà accedere alla struttura? L'ANMI potrà accedere alla struttura e cercheremo, come dicevo prima, di togliere velocemente l'impalcatura in maniera che loro possano fare tutte le loro manifestazioni e quant'altro, Quale sarà il costo dell'intervento e per quanto tempo dureranno questi lavori? Allora, ovviamente contiamo nella collaborazione della ditta, che è una ditta che si chiama RB, è una ditta umbra, quindi speriamo di poter finire il prima possibile. In ogni caso abbiamo dato alla ditta tempo fino al 30 di ottobre per finire i lavori e dunque dureranno tutta l'estate. Ovviamente ci saranno dei piccoli disguidi, banalmente in alcuni periodi, secondo le lavorazioni, ovviamente chiuderemo il passaggio sopra la balaustra per permettere di rifare la pavimentazione. L'importo totale dei lavori sono 110.000 euro, quindi un lavoro importante, e è un lavoro particolare perché è un'opera di recupero e di restauro con la sovrintendenza dei beni architettonici, col quale siamo in contatto e che collabora con noi e che seguirà i lavori, perché questo è un bene importante per la città di Fano. Quindi riponiamo su questo progetto grandi aspettative.